Enrico Caruso. Sono Mark Milhofer e questo è il mio bravissimo accompagnatore Marco Scolastra. Vorrei molto brevemente spiegare il contesto del programma di questa sera. Oltre ad essere il più grande tenore del mondo, Caruso è stato anche il compositore e paroliere di canzoni. Una sorta di cantautore. Ha scritto i testi e le musiche di numerose canzoni, molte delle quali sono state da lui anche registrate. Il grande tenore ispirò anche molti dei suoi amici e accompagnatori a scrivere appositamente per lui, creando grandi successi in tutto il mondo, ma anche canzoni dimenticate da tempo. Finora ho scoperto circa 50 canzoni e questa di stasera è solo una selezione di esse. Il recital sarà diviso in due parti, anche se senza intervallo. Nella prima ascolteremo le canzoni scritte da Caruso, a volte è l'autore della sola musica, a volte del solo testo. In un'occasione, Tiempo, Antico, scrive testo e musica. Buon ascolto. Scorre con cielo e con salato.
Oh,
Fuori,
ma tantissime. Comunque, grazie. Devo leggere questa. Ora farò una brevissima pausa mentre Marco suona un nuovo pezzo scritto dal compositore e musicologo italo-americano Leonardo Ciampa. Napoli 1903 è il settimo e ultimo movimento della sua Carusiana, un insieme di variazioni basati sul Crucifixus di Rossini, l'ultimo pezzo registrato da Caruso. Caruso lasciò Napoli nel 1903 per New York, dove diventò la stella del Metropolitan Opera e l'eroe della comunità italiana. Il pezzo è un flashback della Napoli che Caruso e tanti napoletani in America si è lasciato alle spalle. Il tema di Rossini è incorporato nella mano sinistra. Leonardo Ciampa ha anche scritto una canzone per me, per questa sera, chiamata Metamorfosi. Le parole sono di Francesco Cimmino, che fu un frequente collaboratore dell'amico di Caruso, Francesco Paoli Tosti, Paolo Tosti, e fu il paroliere di alcune delle più grandi romanze di Tosti, tra cui Seconda mattinata, che canterò a breve. In questa seconda parte esegueremo, in ordine cronologico, una selezione di canzoni che furono scritte appositamente per Caruso. Thank you.
Ancora
Sei fredda è la casetta mia, triste. Thank you.
Thank you.
per noi siete tutti uguali, però noi qui abbiamo un amico speciale. E io, noi vorremmo far scegliere a lui il bis. È il maestro Alberto Battisti, a cui vogliamo molto bene, che vediamo molto, per tante cose. E vorremmo che il secondo bis sia scelto da lui tra il programma che abbiamo fatto. Nel programma? Sì. Difficile. Ah, difficilissimo. Va bene. Allora. Io. Ho paura. Io, scusate. Sì. Mi vorrei Lolita. Sì. mi è sembrato un capolavoro. Va bene. Tra tanti capolavori. Con piacere. E per finire mi sembra giusto. E grazie a tutti per il calore. Abbastanza intenso, no? Sì, siamo lì, siamo su cos'è. Thank you.